Io ho fatto un lavoro sulle pratiche urbanistiche, sulle varianti urbanistiche, e ricordo che non sono materia di sindaco, ma di consiglio comunale. Quanto arricchiscono e che tangenti si fanno sulle varianti urbanistiche in questo paese. Dopo ben 6-7 giorni di assenza, abbiamo qua di nuovo Fiorenzo Froioli, il leader massimo della Diego della Rete.rete. Io in questi giorni mi sono sentito veramente orgoglioso, perché per una volta tanto non ero io che ero uccello di bosco o colomba di bosco, che dir si voglia, eri tu. Vabbè, però io so che tu sei stato in Grecia a vedere quale sarà il nostro futuro, no? Esatto, anche se sono stato in un'isola della Grecia, insomma, a Kos, una delle isole più turistiche della Grecia, lì fanno il PIL greco. In realtà, scusami, devo spostare il PIL. Ecco. Il PIL greco? E il PIL greco si produce lì, si produce dove si fa turismo, quindi queste zone dove, insomma, la lira ancora gira. Mi hanno raccontato invece che ad Atene ci sono centinaia e centinaia di persone giovani che dormono per strada, o persone meno giovani che hanno perso il posto di lavoro. Uno mi ha raccontato che ci sono proprio degli interi quartieri che ormai assomigliano, quartieri, piazze, insomma, che assomigliano quasi a dei campi di concentramento, perché c'è la polizia che sorveglia tutta questa gente che praticamente bivacca lì, perché ha perso casa, ha perso tutto, no? La Grecia è in ginocchio, caro Claudio. E vabbè, allora speriamo che quello che ho detto prima, che sei andato a vedere il futuro dell'Italia, sia soltanto una brutta battuta, insomma. Ma io me lo auguro, certo che qui qualcosa si deve fare. Guarda, lasciamo perdere di parlare di Frosinone, perché oppure ne parliamo più tardi. Per il momento parliamo di cose un po' più serie. Dicevo, io spero che qualcosa si faccia, adesso non voglio dire quello che si deve fare, ma qualcosa si deve fare. O la Germania si rimette a consumare, o si fanno gli euro bonds, si esce dall'euro, insomma qualcosa si deve fare, non si può scivolare verso il baratro senza fare assolutamente nulla. Sì, sì, se no ormai l'abbiamo capito che l'unica cosa che fa il governo Monti è quello semplicemente di tartassare sempre di più. Poi possiamo discutere, lo fanno perché non capiscono niente, lo fanno perché sono pagati dalle grandi banche tedesche e francesi, c'è un piano, un complotto, cioè, alla fine però non funziona. No, le cose stanno andando sempre peggio, insomma. Quella è giusto speculazione teoretica, la sostanza è che comunque le uniche manovre che sta portando avanti il governo Monti sono quelle di... Un altro problema di cui mi hanno parlato questi greci con cui ho parlato, che ho conosciuto, è quello legato all'immigrazione. Mi dicono che da loro c'è stato un aumento della disoccupazione e soprattutto un calo delle retribuzioni per i lavoretti, diciamo, i lavori, insomma, chiami un muratore per farti fare una cosa, perché? Oppure chiami una persona perché devi farti un bar quando vengono i turisti, perché dice che vengono non solo i pakistani, ma vengono dalla Romania, dalla Bulgaria, e mentre un greco ha delle spese, quindi meno di 700-800 euro, è inutile che ci va a lavorare, capito? Questi vengono, stanno in 5 in una stanza, lavorano, fanno 5-6 mesi la stagione, la COS, prendono magari 400 euro, per loro è comunque un guadagno, ma questo ha praticamente portato la disoccupazione a tutti i giovani di Kos. Questo la vedo abbastanza... È una cosa seria, insomma, una cosa del genere. Cioè, abbiamo fatto l'Europa, si spinge perché ci sia una maggiore mobilità dei lavoratori, ma questo è il primo risultato. Insomma, voglio dire, una cosa è dire noi dobbiamo consentire a chi vuole spostarsi di viaggiare, è un principio universale questo, che ognuno è libero di scegliere il luogo dove vivere, dove lavorare, dove passare la sua vita. Altra cosa è favorire le migrazioni. Insomma, c'è qualcosa che veramente non funziona in questo mondo che ci hanno costruito a tavolino e nel quale noi siamo stati buttati a vivo. Tutto è successo in pochi anni, tu l'hai visto, insomma, no? Vabbè, scendiamo. Sì, no, ma scendiamo dal punto di vista geografico, esatto. Non è che... scendiamo poi alla fine più di tanto, insomma,
si è un pochettino estraniato dalla campagna elettorale. Ma no, non è vero, ho seguito, andavo tutti i giorni all'Interpoint, per esempio mi sono visto il comizio di Memmo Marsi. Sentito, perché ho registrato solo sì, l'audio. Sì, certo, del 27 aprile. E poi poco fa stavamo vedendo insieme un pezzo di quello che dice Ottaviani. Sì. E mi sembra che finalmente, intanto rispetto a 5 anni fa, si parla un po' di sostanza, perlomeno si parla di urbanistica, e credo che un po' sia anche merito nostro se oggi si parla di urbanistica in termini un po' più vicini al più, vero. Più concreti. Meno chiacchiere volanti, insomma. No? Mi sono divertito a sentire Memmo Marsi, per esempio, che sostiene che ci sarebbe uno studio per cui le polveri sottili non sono causate dalle macchine, ma dalla legna dei camini, dalle stufe, dalla combustione del legno. Cioè, io non nego che ci sia uno studio del genere, ma bisogna vedere in quale contesto. Cioè, è facile, lui ragiona da avvocato, la considera una specie di sentenza, certo, un precedente da applicare, certo, a Frosinone. Legno, poi parlava forse di fossili in generale. Ma sì. Insomma, comunque bisogna chiedergli di farcelo avere questo studio, così magari gli diamo un'occhiata e vediamo un po' se, primo, se esiste veramente, secondo, quali sono i limiti di questo studio e quanto è applicabile alla realtà frosinata. Ah, vabbè, che lui ci faccia avere questo studio mi sembra un tantinello difficile, perché mi fa venire in mente, mi fa tornare indietro a tanti anni fa, quando venivano chieste le carte a suoi collaboratori, all'avvocato Giaccari. Mi ricordo veramente delle serate meravigliose. E poi Marsi, in questo suo intervento, tra le altre cose, ha parlato pure nuovamente del project del Matusa. E ha detto che lì 30.000 metri cubi farebbero soltanto bene, perché cioè, ma quello non era un progetto che era arrivato quasi a 100.000 metri cubi? Il progetto iniziale era partito da 60.000, te lo ricordi? Sì. Noi abbiamo anche conosciuto il giovane architetto che lo aveva redatto. Poi era stato incrementato fin quasi a 100.000 perché si trattava di compensare il privato. Adesso in campagna elettorale Memmo parla di 30.000, ma io dico solo una cosa, dico, e la chiedo ai cittadini di Frosinone che hanno un appartamento, due appartamenti, tre appartamenti: i vostri appartamenti valgono di più se lì ci si fa un bel parco come in tutte le civili città europee, oppure se si costruiscono 30.000 metri cubi nuovi di appartamenti che vengono messi sul mercato e fanno concorrenza ai vostri, quindi fanno scendere il prezzo dei vostri? Oh. Ma insomma è l'ABC questo, no? È l'ABC, sono cose elementari. Eppure è tale la confusione nella mente della gente che continuano a dire l'edilizia porta sviluppo. Ma quale sviluppo? Porta il guadagno a qualcuno, un abbattimento dei prezzi. È elementare. Lo so, è elementare. Perché squalifica ulteriormente una città che è agli ultimi posti. È lo stesso Ottaviani, qualcuno l'ha chiamato Ottaviani. No, ma poi ho sentito, guarda, io non mi ricordo anche se lui vuole fare i piani particolareggiati, costruire. Ha esordito in un video che abbiamo visto poco fa, ricordando che la città ha un piano regolatore per 110.000 abitanti, ha sbagliato, ha detto 140.000, poco dopo 150.000, vabbè. E subito dopo aver ricordato che la città non è cresciuta, è rimasta a 47.000 abitanti e la tendenza è alla decrescita come numero di abitanti, ha detto che a Frosinone bisogna fare piani particolarizzati perché questa mancata crescita ha lasciato un sacco di spazi vuoti che vanno riempiti. Riempiti di che? Di parchi vanno riempiti e basta, Ottaviani, solo di parchi. Se uno va sopra dove c'è l'ascensore inclinato e guarda sotto, vedi in effetti degli spazi vuoti. In una città civile l'amministrazione comunale direbbe, visto il disastro, tutti quegli spazi vuoti noi li ricuciamo, nel senso però di fare tutto un'unica area verde attrezzata, basta. Ma cosa volete fare? No, ma invece diciamo che è una cosa. Marini che ha già fatto, vabbè. No, ma questi hanno proprio loro urbagui, ma a me l'ha manifestato in maniera esplicita diverse volte. Cioè, proprio, gli dà proprio fastidio vedere delle aree verdi così in mezzo. Ma insomma, guarda, io non so quanta gente ha seguito questa campagna elettorale, ma chi l'ha seguita si è fatto sicuramente l'idea che veramente in questa città ci sono delle bande di costruttori che sono in guerra tra di loro e utilizzano le campagne elettorali per prendere il controllo del comune e poi far costruire o l'uno o l'altro, a seconda di chi vince. Per il resto,
l'unica cosa che cambia è questa. Sì, sì, no, mi pare abbastanza chiaro, quindi... Vabbè, insomma, quindi non faremo un ulteriore appello agli elettori, vale quello che abbiamo detto ma una sì, settimana fa. Facciano quello che vogliono. Sì, infatti, è inutile, tanto... L'unica cosa, ecco, cercate di studiare un pochettino. Ogni elettore in più che vota secondo coscienza e non per fare un piacere a suo cugino perché c'è qualche motivo inconfessabile, è un passetto avanti verso la civiltà. Ecco, quindi questo è. Studiate un pochettino di più, anzi studiamo, perché insomma l'appello certo si riferisce anche a noi stessi, cerchiamo di studiare un pochettino di più i problemi della città e del nostro stato e stiamo di meno a sentire le chiacchiere, insomma. No, voglio dire un'ultima cosa, adesso archiveremo la campagna elettorale di Frosinone e tra breve, insomma, si entrerà nel vivo della prossima campagna politica. Tra l'altro in Grecia in questi giorni si sta votando. Guardate, io vi faccio una facile previsione. Ci sarà un fiorire di facce nuove. Li stanno addestrando negli studi televisivi. Il nuovo che avanza, un'altra volta. Vedrete, diranno le cose che noi diciamo da anni. Però diffidate, diffidate. Io vi do un consiglio. Non dico di votare noi. Però se dovete fidarvi di qualcuno oggi... Vi dovete fidare delle persone che sono state per decenni all'opposizione dicendo le cose che questi nuovi, facce nuove, verranno a dire e uno si domanderà ma dove stavi fino all'altro ieri? E ci diranno che sono giovani, non vi fidate, non vi fidate. Oggi non si può sbagliare, quindi l'unica garanzia è chi ha fatto opposizione e si è mangiato pane e cipolla per 30 anni, quelle sono le uniche persone affidabili, diffidate di tutti gli altri. Qualsiasi cosa vi vengono a raccontare. Diffidate delle imitazioni. Eh beh, certo, a questo punto. Poi, ancora una volta, cari italiani, fate quello che volete. Esatto, poi che... vabbè, insomma, ecco... Certo. Veramente, non ci possiamo fare niente. Va bene, ok. Ciao, buonanotte a tutti.